L'assessore alla sanità Volo convoca i vertici agrigentini, vuole vederci chiaro sulle fughe di medici e in città due giorni dedicati all'Alzheimer. Regione, l'assessore alla famiglia Albano dice non mi dimetto, mentre la finanziaria procede e farebbe già notizia un fondo a disposizione di ciascun deputato per finanziare gli emendamenti. Formazione e politiche attive del lavoro, importante momento organizzato dall'ISORS d'Agrigento. Tempi duri per chi abbandona rifiuti ad Agrigento, le sanzioni passano da amministrative a penali e le foto alla Procura della Repubblica. Dissesto idrogeologico, le criticità vanno affrontate, dicono gli ingegneri che plaudono ai progressi rilevati per la costruzione dell'aeroporto ad Agrigento e lo stesso fanno i deputati Carmina e Pisano. Il suo esempio a Busto Arsizio, Livatino, giornata di preghiera e memoria presso il Tribunale locale. Realmonte, il sindaco Lattuca alla Scala dei Turchi, le priorità sono fruizione, rispetto dei luoghi e creazione di una fondazione. Domani derby per l'Akragas che incontra il Canicattì. Bentrovati con la nostra informazione, apriamo parlando di sanità, perché le fughe dei medici dall'ospedale di Agrigento, ne abbiamo ampiamente parlato durante il corso di questa settimana e delle altre, e le liste d'attesa lunghissime, nonché le conseguenti proteste da parte dei pazienti che finiscono sulla stampa e sui social, sono arrivate fino all'assessore alla sanità Volo, che per lunedì urgentissima ha fatto partire una nota di convocazione per i vertici dell'ASP, tutti a Palermo per riferire cosa stia succedendo. Vediamo. La vicenda delle fughe dei medici dal nosocomio agrigentino e le criticità connesse con le liste d'attesa lunghissime che ledono il diritto alla salute degli agrigentini sono arrivate a Palermo e l'assessore Volo vuole capirci di più su quanto stia accadendo, considerate le proteste vibrate dei pazienti riportate a chiare lettere sulla stampa e la fuga dei medici. E per questo lunedì i vertici dei ASP, dunque commissario, direttore sanitario e amministrativo, sono stati chiamati a rapporto con una nota ufficiale per riferire in merito alle denunciate disfunzioni assistenziali. E nella nota di convocazione l'assessore alla sanità preannuncia che c'è urgenza e necessità di addivenire ad una soluzione operativa. Una nota che dall'assessorato è stata anche trasmessa alla politica regionale, Angelo Cambiano, Michele Catanzaro, Roberto Di Mauro, Riccardo Gallo, Margherita La Rocca, Serafina Marchetta, Carmelo Pace e Giuseppa Savarino. Invitati anche loro ad essere presenti all'appuntamento e farsi parte attiva di quanto sta determinando un casus belli per la sanità agrigentina. E ancora in tema di sanità, la complessità nella gestione della malattia di Alzheimer è stato il tema di due giornate di lavori organizzate con la collaborazione dei responsabili scientifici dell'ASP, Leonardo Giordano e Liana Gucciardino. L'impegno importante è quello di oggi con tanti partner per analizzare una malattia sotto l'aspetto multidisciplinare, anche con dei testimonial particolari di eccezione. Anche quest'anno abbiamo voluto organizzare queste giornate in cui crediamo tanto, sono importanti momenti di sensibilizzazione per avvicinare tutta la popolazione nei confronti della malattia, una malattia che direttamente e indirettamente interessa tutti noi.
una prima le sessioni scientifiche in cui gli esperti del campo si confronteranno sul tema importante dell'Alzheimer, focalizzando l'attenzione sulla pluridisciplinarietà, è preceduto ad una sessione, una sessione artistica in cui abbiamo avuto l'onore di avere come testimone ad eccezione la dolcissima Margot, la Maria di un medico in famiglia, che ha parlato della sua esperienza diretta e una breve una breve continua, taglio io. Anche una breve performance artistica sul tema dell'Alzheimer, che è stata veramente molto sentita, e la conclusione con una testimonianza diretta di un caregiver. Spero che questi momenti possano davvero servire per promuovere una cultura, che è la cultura del benessere, che punta a mettere in campo una cura del paziente e della propria famiglia, in modo da migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Certamente l'Alzheimer è una patologia estremamente complessa, è complessa da gestire e come tale richiede un approccio multidisciplinare. Non a caso tra, diciamo, i relatori sono presenti diverse figure, non solo psichiatri e psicologi, ma anche diabetologi, specialisti in malattia interna, geriatri, poiché richiede sempre un'attenzione costante e l'approccio di multiprofessionalità. Operatori sempre più formati, sempre più coinvolti, sempre capaci di dare delle risposte a delle domande sempre più complesse. Affronteremo anche questioni psichiatrico-forense e medico-legali nella gestione del paziente psicogeriatrico. Si discute oggi di Alzheimer in un momento molto significativo e di confronto qui ad Agrigento, organizzato dall'ASP. Oggi qui ad Agrigento per fare la testimonianza di questo importante convegno sull'Alzheimer. Sì, sono onorata, grata di far parte di questo importante convegno, dove c'è finalmente l'attenzione giusta su una malattia così importante. Qual è il consiglio che lei dà, insomma, a chi purtroppo soffre di questa malattia? Cosa si può fare, chiaramente? Ma io chiaramente non sono un medico, però quello che credo che sia emerso oggi è proprio, no, una signora meravigliosa, una caregiver, ha detto oggi l'amore è sicuramente la cura e poi la cura del sé, dove la persona che si prende cura del paziente si ricordi di prendersi cura anche di se stessa. Tra l'altro lei è impegnata in una fission di un certo livello, che è proprio il medico di famiglia, no? Sì, esatto. Abbiamo avuto la testimonianza anche dei Banfi. La testimonianza di Mimo Banfi, di Giulio Scarpati, che hanno entrambi vissuto in maniera diretta la malattia, no? Perché Lino ha avuto sua moglie e Giulio sua madre. È una bellissima iniziativa, ma già, se vi ricordate, qualche settimana fa avevamo celebrato il lavoro che fanno sul campo i nostri neurologi, psichiatri, psicologi e tutto il personale sanitario del centro diurno, perché devo dire che l'ASP di Agrigento, pur in sottodimensionata come numero e pur in difficoltà logistiche, perché stiamo anche attrezzando un centro per migliorare ancora l'accoglienza dei nostri pazienti con questa patologia, devo dire che nonostante tutte queste difficoltà sta lavorando veramente bene. E oggi è un momento di confronto, un momento di testimonianza importante, perché ci sono colleghi e personalità di tutta Italia, e soprattutto è un momento in cui in una materia così difficile, in continua evoluzione, riusciamo ad avere uno scambio al fine di curare meglio il paziente, che questo è l'obiettivo. Presidente, oggi si parla di Alzheimer, un convegno sicuramente interessante sotto lo sguardo multidisciplinare. E sì, è importante parlare di questa patologia, che è la più grave delle demenze e che deve avere un approccio, come giustamente nel titolo del convegno, multidisciplinare, a cominciare dal fisioterapista per andare a quello che hanno già fatto giorni fa, quando hanno portato questi pazienti affetti da Alzheimer ai tempi, a ricordare i vecchi luoghi, che è un modo per poter cercare di fermare le potenzialità che ancora resistono, diciamo, perché la guarigione non esiste, però possiamo ritardare e fare conservare tutte le azioni che ancora possono svolgere, tutto ciò che ancora è conservato. Assessore, oggi si discute di Alzheimer, una malattia purtroppo in cui si va sempre indietro, però bisogna andare avanti. Anche il vostro comune in questo senso cosa fa?
una o due giorni importanti, un convegno fondamentale. Il tema dell'Alzheimer è un tema dove non possiamo tirarci indietro, dobbiamo essere presenti, e il Comune di Agrigento ha già instaurato da tempo un rapporto con il Centro Diurno Alzheimer grazie alla collaborazione con la dottoressa Cucciardino, ma comunque tutto il mondo dell'ASP, con il dottore Giordano, la dottoressa Paola Samuela Sala, il dottore Marchica che è il direttore del distretto sociosanitario, e qui abbiamo cercato e cerchiamo di inserire alcune di quelle che sono le linee di finanziamento per poi poter essere di aiuto rispetto al tema. Proprio nella giornata di ieri il distretto sociosanitario nella sua interezza ha approvato nella linea programmatica del finanziamento dei piani di zona 21-23 proprio il tema dell'Alzheimer nell'area dedicata agli anziani. Quindi questo è un passo importante dopo aver ascoltato la rete territoriale e avere proposto lì questi temi fondamentali. E l'Alzheimer quindi finalmente approda anche in quella che potrebbe essere una programmazione del distretto sociosanitario affinché possiamo collaborare, fare rete, mettere insieme progettualità per agevolare soprattutto l'ammalato, ma in prima istanza e in maniera energica quella che è la problematica relativa ai familiari, ai caregiver che vivono quotidianamente il disagio e soffrono quotidianamente le difficoltà della malattia. Torniamo a parlare di regione, perché le rivelazioni di report sull'assessore alla famiglia della regione siciliana, Anuccia Albano, che hanno messo in luce che fosse figlia del capomafia di Borgetto, Domenico, stanno creando un ennesimo problema all'interno della maggioranza di governo, perché comunque a gran voce le opposizioni ne chiedono le dimissioni. Ma quest'ultima raggiunta dalla stampa ha chiarito ciò che già aveva subito affermato: non può rinnegare il padre, ma ha vissuto un'esistenza certamente sostenuta da valori e scelte personali. Una cosa è certa, che comunque non ha intenzione di dimettersi, a meno che non glielo chieda espressamente Schifani. Parliamo adesso della finanziaria della Regione Siciliana, che è già pronta per giunta, commissioni, ultimo passaggio sarà in aula, un provvedimento che dovrebbe venire esitato entro il 31 dicembre ed eviterebbe l'esercizio provvisorio. Le linee che ne determineranno l'essenza saranno quelle reiterate dei contributi ai comuni, investimenti, lotta al precariato e miglioramento dei servizi, ma poi indiscrezioni parlano di qualcosa che farà molto discutere qualora vedesse effettivamente la luce. Si parla di una sorta di fondo pari a 500.000 euro a testa per ogni deputato, che dovrebbe essere utilizzato da tutti a copertura degli emendamenti che potrebbero portare come materie sagre, feste, manifestazioni varie da sostenere nei territori di ciascun deputato. Sarà vero? Noi restiamo in attesa di saperne di più. E parliamo di lavoro, perché formazione e politiche attive del lavoro è stato il tema di cui si è discusso ad Agrigento presso il Grand Hotel Mosè con l'amministrazione regionale e gli stakeholder. Il meeting è stato organizzato dall'ISORS. Sì, perché credo che questo ciclo di programmazione 21-27 imponga la chiusura della filiera della formazione con le politiche attive e quindi con le capacità occupazionali, che poi dovrebbe essere il fine ultimo di tutta questa attività che fra il Dipartimento della Formazione e il Dipartimento Lavoro mettiamo in atto. Quindi le varie iniziative, i vari bandi, i vari avvisi che ci saranno sul nuovo ciclo di programmazione devono rispondere all'esigenza di consentire di intercettare ambiti occupazionali per i soggetti che vanno formati nell'ambito del nostro territorio. Ci sono tante opportunità anche per i giovani? Soprattutto per i giovani, anche perché soprattutto l'assessorato all'istruzione e alla formazione professionale con gli FP e l'attività degli ITS è fortemente orientata per la formazione dei ragazzi che escono dal mondo scolastico, quindi in obbligo scolastico, e ovviamente questo consente anche tramite i tirocini specializzati
è l'attività dei tirocini extracurriculari che facciamo sia noi che il Dipartimento Lavoro, di poter appunto consentire a questi ragazzi di poter... La Regione è un po' in ritardo sull'attivazione di una serie di misure. Io mi auguro di fare da stimolo al governo Schifani e ai suoi assessori perché riescano a muoversi con maggiore sinergia tra assessorato al lavoro, assessorato alla formazione, perché serve attivare tutte le misure, goal, formazione, attraverso Formez, attraverso gli enti locali, che possano rimettere il lavoro, al lavoro le persone che purtroppo lo hanno perso e formare invece i giovani che non hanno avuto ancora una prospettiva. Una serie di misure che vengono molto stimolate dal governo Meloni, che come sappiamo ha detto stop all'assistenzialismo sterile del reddito di cittadinanza, ma ha attivato una serie di misure che servono per portare chi può farlo al lavoro. Ecco, la Regione Siciliana in questo si deve innestare con scrupolo, con grandi capacità di attrarre anche fondi europei, ma anche con una tempistica che purtroppo con la burocrazia regionale al momento mal si concilia. Ecco, questi interventi di oggi, questi convegni ben organizzati che coinvolgono tutti gli enti di formazione, che coinvolgono i consulenti, che coinvolgono i professionisti, servono proprio per fare capire quali sono le misure da attuare. I giovani mi stanno molto a cuore. Io sono una mamma di 5 figli. E mi confronto con le altre mamme che hanno i figli fuori. Le nostre città, i nostri paesi stanno diventando dei dormitori per anziani. E dobbiamo cercare di far entrare questi ragazzi. Prima si partiva con le valigie di cartone, ora i ragazzi partono con i bagagli pieni di cultura. Ragazzi che studiano, fanno master, ragazzi brillanti che devono lasciare questa terra meravigliosa per recarsi altrove. Abbiamo calendarizzato e firmato un DDL che poi l'abbiamo votato in aula, sì, per lo psicologo scolastico. Poi ho presentato un altro disegno di legge per i pedagogisti scolastici. Perché, ripeto, i giovani mi stanno molto a cuore e spero che veramente ritornino in questa nostra terra che è meravigliosa. Dall'amministrativo al penale sono tempi duri per gli sporcaccioni che abbandonano i rifiuti nelle varie zone della città di Agrigento. Infatti dal 10 ottobre sono state elevate sanzioni penali e ammende da 1.000 a 10.000 euro, dunque non più amministrative. Le immagini riprese dalle telecamere che vedete in sovraimpressione saranno trasmesse alla Procura della Repubblica, che provvederà alla individuazione dei trasgressori beccati ad abbandonare sacchetti di spazzatura e ingombranti nel territorio comunale, che oltre all'ammenda penale dovranno sostenere anche il costo delle operazioni di rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi. Le fotocamere mobili installate seguono una sequenza di 60 foto in meno di un minuto, rilevano un movimento e leggono le targhe delle auto sia di giorno che di notte. Dissesto idrogeologico e prevenzione delle criticità che ci sono e vanno affrontate, lo dicono gli ingegneri che su questo tema hanno organizzato un evento. Presidente, un importante convegno sul rischio idrogeologico da parte dell'Ordine degli Ingegneri oggi qui al Consorzio Universitario. Sì, con oggi diamo inizio alla settimana della prevenzione del rischio idrogeologico, tra l'altro il tempo è questo, purtroppo sappiamo che l'esperienza che ci saranno piogge e quindi dobbiamo tutti essere allertati. Oggi è un evento abbiamo realizzato con la Consulta con i massimi esperti della Maccaferri, che è una società leader nella realizzazione di soluzioni geotecniche per la prevenzione del rischio idrogeologico. Abbiamo avuto il patrocinio di tantissimi ordini professionali e la presenza, diciamo, di tantissimi tecnici che hanno apprezzato i temi dal punto di vista tecnico, ma abbiamo avuto anche il confronto con gli enti territoriali con i quali l'Ordine ha sempre cercato di dialogare. Le nostre azioni di formazione
formazione sono spesso svolte in sinergia con gli enti territoriali con i quali abbiamo spesso dialogato e con i quali proponiamo temi quali per esempio il nuovo codice di contratto per approfondimenti per esempio sul BIM che oggi è un requisito di metodologia prescritto per le opere pubbliche, abbiamo affrontato la questione dell'ecocompenso e oggi affrontiamo con gli ingegneri quali sono le cause del dissesto idrogeologico e le soluzioni tecniche per poter mitigare quello che è il rischio idrogeologico, tenendo conto che da un rapporto dell'ISPRA ben il 94% dei comuni italiani sono a rischio idrogeologico. Ci sono altri appuntamenti qui a divenire a breve da parte dell'ordine? Sì, a parte appunto quello di venerdì prossimo che riprende il tema idrogeologico che vedrà docenti universitari come oggi e venerdì prossimo oltre che i dirigenti della regione, abbiamo un importante evento che vogliamo rilanciare in quanto è particolarmente specialistico per chi si occupa di commissione di vigilanza e pubblico spettacolo e vede la autorevolissima presenza del prefetto, socialista prefetto, il questore e il comandante dei vigili del fuoco e sarà il 7 di novembre prossimo presso l'Hotel della Valle alle ore 14. Sono tutti argomenti che noi condividiamo con gli enti territoriali perché ci rendiamo conto che l'ordine deve uscire fuori dalle sostanze e promuovere attività in partenariato con gli enti territoriali e gli altri stakeholders. Così come abbiamo parlato di dissesto idrogeologico, così come abbiamo parlato di BIM, così come abbiamo parlato di Commissione Pubblico Spettacolo, così come abbiamo parlato di GIS, ci siamo anche occupati, come voi sapete, dell'aeroporto di Agrigento e abbiamo apprezzato come in questi giorni la notizia che l'emendamento presentato dall'onorevole Pisano a favore dell'aeroporto abbia trovato l'apprezzamento della commissione al bilancio. Certamente noi non cediamo a facili entusiasmi, però questo assieme alla costituzione della società proprio per la realizzazione dell'aeroporto è un altro passo importante che riteniamo debba essere un ulteriore stimolo affinché il governo si renda conto che l'aeroporto di Agrigento debba essere inserito nel piano nazionale dell'ENAC. È una promessa che non siamo riusciti a strappare al ministro Salvini quando è venuto qui ad Agrigento qualche tempo fa e si era impegnato a valutarlo. Noi confidiamo che con Agrigento Capitale della Cultura, che con l'intervento del ministro Salvini e con questa importante novità gli agrigentini non perdano le speranze di avere uno scalo aeroportuale nel nostro territorio che cambierà completamente le sorti sia dal punto di vista turistico che economico del nostro territorio. Aeroporto di Agrigento, ne parlavano gli ingegneri, altro passo avanti dunque perché il deputato dei 5 Stelle Ida Carmina ha comunicato nei giorni scorsi che la commissione bilancio della quale la stessa fa parte ha esitato favorevolmente l'emendamento che introduce l'articolo 8 bis finalizzato proprio alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. Il tutto inserito, dice, all'interno del decreto sud che andrà in aula per la votazione definitiva la prossima settimana. Questo è comunque un tema che ha visto un forte impegno pure di un altro deputato agrigentino, Lillo Pisano, che ha fortemente sostenuto dall'inizio quest'idea e che in aula così ha commentato. Per questo vorrei iniziare parlando dalla parte del testo che riguarda la mia provincia e la mia città Agrigento. Agrigento è nota a tutti per le sue bellezze, la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, il luogo dove sono nati Pirandello, Sciascia e Camilleri. Un luogo di storia e bellezza naturale e cultura, premiato anche con il titolo Capitale Italiana della Cultura. Gli articoli 7 e 8 sono dedicati interamente alle isole di Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento, per troppo tempo lasciate abbandonate a se stesse nel combattere i flussi irregolari dei migranti. Signor Presidente, Lampedusa e Linosa, che ho visitato moltissime volte, sono due isole bellissime che potrebbero godere dei frutti economici del turismo, ma che ahimè devono convivere con la questione migratoria. Quest'anno Lampedusa ha vissuto un calo turistico pari al 6%, alimentando e malcontento gli operatori turistici e i cittadini che sono rimasti ed investono nella propria terra. Questo provvedimento vuole proprio andare a colmare quella perdita tramite incentivi diretti agli operatori del turismo. La provincia di Agrigento è infatti una provincia a forte attrattività turistica. I dati del 2022 segnavano un più 12% rispetto ai dati pre-pandemia.
In questo senso va la mia proposta emendativa in commissione, che serve a gettare le basi per la costituzione di un aeroporto di Agrigento, una struttura strategica che andrebbe sia a colmare la distanza tra la penisola e la nostra provincia, che agevola il flusso turistico, ma anche una struttura strategica che potrebbe contribuire allo scavo del carico di passeggeri a Lampedusa. Finalmente con questa norma daremo dignità ai figli della nostra comunità, che per troppo tempo non hanno potuto investire nelle potenzialità del proprio territorio e potranno finalmente scegliere di rimanere nella loro terra senza essere costretti ad andare via. Signor Presidente, come disse Pinto, Aroso Agrigento è la città più bella dei mortali. Per questo motivo, con orgoglio e commozione, voglio ringraziare tutti i deputati che in maniera trasversale hanno voluto sottoscrivere il mio emendamento, comprendendone così l'importanza economica e strategica. Troppi episodi di criminalità alicata e troppo ricorrenti. Per questo la prefettura di Agrigento martedì prossimo terrà una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella cittadina marinara. Una riunione organizzata dal prefetto di Agrigento, Filippo Romano, alla quale prenderanno parte anche il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza. Al termine il prefetto si recherà a Palazzo di Città per un incontro con i consiglieri comunali. E parliamo di Rosario Livatino, una manifestazione organizzata nell'aula Falcone Borsellino del Tribunale di Busto Arsizio con un momento di preghiera in occasione della memoria liturgica del magistrato beato. Presente era il cugino del giudice Livatino, Salvatore Insenga. Rosario è diventato un simbolo di giustizia sia civile che religiosa. Solo in questa maniera riesco ad accettare quello che è successo e a perdonare. Lo ha detto nel corso di una commemorazione avvenuta ieri a Busto Arsizio Salvatore Insenga, il cugino del giudice Livatino. Una manifestazione organizzata nell'aula Falcone Borsellino del Tribunale di Busto con un momento di preghiera in occasione della memoria liturgica del beato Livatino, che ha visto la presenza di Monsignor Marino Mosconi, cancelliere dell'Arcivescovado di Milano, che ha detto: chi lotta contro la corruzione è martire, perché la corruzione è incompatibile con la fede e chi odia la giustizia odia la fede. Toccante è stata la testimonianza del cugino, che ha raccontato della grande emozione provata quando in occasione della sua beatificazione portò in mano la camicia insanguinata del giudice adesso beato. Quando mi sono ritrovato in mano quella camicia da portare in processione, ha detto, è stato un momento particolare. L'ultima volta che l'ho visto era un bellissimo giorno di maggio. Ci abbracciammo e ci salutammo per rivederci dopo l'estate. Quell'incontro non c'è mai più stato. Lockdown per il Covid, un'ordinanza allora contingibile e urgente di Musumeci gli vietò per 5 giorni di uscire a giocare all'aperto. I genitori fanno causa e vincono e la regione adesso dovrà risarcire un bambino di 200 euro al giorno per un totale di 1000 euro. È accaduto in Sicilia, dove in un caso le restrizioni imposte da Musumeci furono più ampie di quelle nazionali e per questo il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso, bocciando l'ordinanza emessa l'11 aprile 2020 dall'allora presidente Musumeci, oggi ministro della Protezione Civile. E adesso la scala dei turchi: dopo l'affidamento al comune, il sindaco anticipa che in programma ha adesso la fruibilità del bene, certamente nel rispetto della sua fragilità, e che si guarda alla possibilità di dare vita ad una fondazione o a qualcosa di simile, un'idea che ha già incassato il sostegno del Consiglio Comunale. Traguardo storico, che è appunto quello di avere acquisito la Scala dei Turchi a titolo gratuito. Per questo torno a ringraziare la famiglia Sciabarrà e il dottore Sciabarrà, che con un gesto di assoluta generosità, di grande senso civico, ha dimostrato che si può
lavorare squadra, che si può tutelare un bene con l'affidamento dello stesso a un ente pubblico che sicuramente ha gli strumenti e i mezzi per mettere in moto tutte le attività utili prodromiche alla promozione, alla tutela, alla valorizzazione e anche alla fruizione. Il Comune di Realmonte, l'ho detto anche nelle scorse settimane, ha lavorato tantissimo e su diversi fronti affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile alla fruizione compatibilmente con la fragilità di questo sito della Scala dei Turchi. E i tecnici, il comitato tecnico scientifico, a seguito di uno studio che era stato commissionato, si è espresso. Tra qualche settimana invieremo una richiesta di modifica del PAI appunto per accedere. Era qui presente, io li ringrazio tutti, erano presenti le istituzioni civili, le istituzioni militari, gli enti, la soprintendenza, erano presenti alcuni della deputazione regionale e nazionale, e io sotto questo profilo ringrazio l'onorevole Pace che ha si è espresso già in termini positivi, sposando la richiesta di emendamento che l'amministrazione comunale farà nei prossimi giorni al fine di finanziare l'istituzione di una fondazione o istituti simili, per le quali già il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di mettere in moto tutte le strategie utili. Ringrazio l'onorevole Iacono che dal punto di vista nazionale si è impegnata a definire nel più breve tempo possibile le azioni relative alla candidatura UNESCO del sito, e ringrazio i cittadini, ringrazio l'amministrazione comunale che rappresento, perché in squadra si può fare la differenza e lo abbiamo dimostrato. La mia vita e i miei ricordi e quelli della mia famiglia sono da generazioni profondamente legati a questi luoghi e allo stesso paese di Realmonte. Il mio avo, che si chiamava proprio come me, Ferdinando Sciabarrà, ha rivestito la carica di sindaco di questo comune dal 1897 al 1902 e ancor prima un mio trisavolo, Giuseppe Burgio, dal 1837 per più di un decennio. Questo bene così bello e fragile, al tempo stesso necessita di tutela che solo l'ente pubblico potrà assicurare. È proprio quello di sperare che questa splendida scogliera bianca che il mondo ci invidia possa continuare a essere fruita con sensibilità e rispetto e sia da volano al territorio a cui essa appartiene. Sono sicuro che l'attuale sindaco, avvocato Santina Lattuca, qui presente, che personalmente ho avuto modo di apprezzare e stimare nella conduzione di questa vicenda, sappia attuare strategie gestionali di lungo termine che saranno in grado di tutelare e promuovere al meglio questo splendido sito. Perfetto. È un momento importantissimo per Realmonte, è un momento importantissimo penso per la provincia d'Agrigento e non solo. La Scala dei Turchi è riconoscibilissima a livello mondiale. Bene ha fatto il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ad essere così testarda per arrivare a questo momento speciale. E dobbiamo ringraziare anche la parte privata che è stata parte dirigente affinché oggi finalmente questo bene, che voglio ripetere, mondiale, venga donato a tutta la collettività. Oggi è una giornata davvero importante per la città di Realmonte, ma non solo, per il territorio tutto, provinciale, dalla provincia di Agrigento, per il territorio nazionale e direi anche per il mondo intero. La Scala dei Turchi, bene comune, torna appunto ad essere bene della collettività, viene restituito alla comunità. Oggi è un giorno importante, ma di partenza, secondo me, che deve portare al compimento di questo importante risultato, che è quello della piena tutela del bene e della sua valorizzazione compiuta e completa. Questa amministrazione comunale, con l'acquisizione della Scala dei Turchi, ha raggiunto un traguardo storico per la cittadina di Realmonte. Scala dei Turchi che era e continuerà ad essere patrimonio dell'umanità, ma non sicuramente degli incivili. E un ringraziamento particolare va alla famiglia Sciabarrà per la cessione gratuita del sito.
Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. L'assemblea dei soci del Circolo Rabatti Lega Ambiente ha eletto il nuovo consiglio direttivo che per i prossimi 4 anni sarà composto da Daniele Gucciardo, Claudia Casa, Giuseppe Riccobene, Domenico Fontana e Piera Pontei. Non cambia nulla per quanto riguarda la presidenza e vicepresidenza, sono stati confermati rispettivamente Daniele Gucciardo e Claudia Casa, mentre Giuseppe Riccobene è stato individuato come secondo delegato all'assemblea dei soci di Lega Ambiente Sicilia. E a Porto Empedocle l'Istituto Pirandello vince il primo premio al concorso nazionale La libertà di informazione nel processo di crescita dei giovani. L'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, diretto da Anna Cangarrossa, vince il primo premio nazionale per il concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione, del Merito e dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti sul tema «La libertà di informazione nel processo di crescita dei giovani», con la seguente motivazione: «L'elaborato, rappresentato da un prodotto multimediale, offre interessanti riflessioni sul ruolo dei giornalisti per combattere la disinformazione causata dalle fake news. Il giornalismo che auspicano i ragazzi è quello che rispetta i diritti e la dignità delle persone, senza sensazionalismo, che segue un codice deontologico ispirato all'articolo 21 della Costituzione, quindi capace di fornire informazioni basate su obiettività e veridicità dei fatti e su principi etici e deontologici capaci di alimentare dibattiti a favore della crescita culturale dei giovani. Fin da piccoli ci avete insegnato a non dire bugie, a raccontare sempre la verità. Che anche da una piccola bugia possono nascere dissapori e litigi. Da grandi ci rendiamo conto, invece, di come le notizie false immesse in circuito dagli adulti abbiano lo scopo di disinformare e di quando la disinformazione, in taluni casi, si paga a caro prezzo. Soprattutto quando le fake news riguardano la salute. C'è anche detto che l'infezione da Covid-19 può essere contratta dal proprio animale da compagnia. Notizie smentite dal Ministero della Salute. Immaginiamo quanti cani e gatti per colpa di una fake news sarebbero stati abbandonati. A salvarci dalla disinformazione e dalle fake news c'è il giornalismo. Quello fatto di rispetto per i diritti e la dignità, senza sensazionalismo. Il giornalismo che segue un codice deontologico che si fa all'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione. Secondo il quale la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Così come i giornalisti devono osservare forme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Dal lato c'è il diritto dei cittadini a essere informati. Dall'altro il dovere del giornalista di seguire principi etici e deontologici. Corretta informazione accende dibattiti e contribuisce a formare opinioni che, seppur contrastanti, si fondano su argomenti reali e non su notizie false. E che la corretta informazione è un nostro diritto. Che la disinformazione danneggia le persone, le aziende e le società. Un mondo senza fake news è possibile. Un mondo sicuro che garantisce l'informazione corretta. Perché la libertà di informazione e di critica, oltre a essere il diritto insopprimibile dei giornalisti, si inserisce anche nella nostra crescita. Thank you.
adesso lo sport, vigilia di derby agrigentino in casa Acragas. Domani i biancazzurri sfideranno allo stadio Seneto il Canicattì. Il calcio d'inizio alle 15, il match è valido per la 10ª giornata di andata del campionato di Serie D e presenta la partita Mister Marco Coppa. Dopo appena 10 giorni, Acragas e Canicattì incrociano le armi per disputare la 10ª giornata di campionato. Un replay, dopo quello di Coppa Italia che ha consegnato il passaggio del turno alla compagine dei Templi vincente dopo i calci di rigore. Un derby storico della provincia di Agrigento e che vedrà di fronte due squadre agguerrite per la conquista dell'intera posta in palio. L'Acragas proviene da due sconfitte consecutive, Vibonese in casa e Real Casalnuovo fuori, che hanno sensibilmente peggiorato la classifica generale e ponendola poi all'11º posto con 12 punti. Discorso leggermente diverso per il Canicattì del tecnico Orazio Pidatella, che di punti ne ha due in più, vale a dire 14, che gli permettono di stazionare al 7º posto. Ecco il motivo per cui l'esito di questo match potrebbe assegnare punti importanti. Infatti un'eventuale vittoria della compagine dei Templi consentirebbe di scavalcare in classifica i cugini biancorossi. Ma come si presentano Acragas e Canicattì a questo confronto? Entrambe le compagini non potranno schierare, per squalifica, il difensore Rechichi per quanto riguarda l'Acragas e Gambicchia per quanto riguarda invece Canicattì. Entrambi sono stati appedati dal giudice sportivo per una giornata. A queste defezioni l'Acragas dovrà aggiungere anche l'assenza di qualche acciaccato, ma può contare sull'argentino Jama a tempo pieno, in attesa del ritorno del centrocampista Lorenzo Scandurra e anche l'utilizzo dei tre stranieri, Morimoto e gli ultimi arrivati Petru Leuca e Rafael Mirval, per i quali si attendono i relativi transfer dalla federazione di origine. La gara di campionato di Serie D Girone I, valevole per la 10ª giornata tra Acragas e Canicattì, in programma proprio domenica allo Stadio Seneto, è stata affidata all'arbitro Gerardo Garofalo di Torre del Greco, con assistenti Roberto Pozzi di Varese e Kevin Turra di Milano. Il fischio d'inizio è programmato a partire dalle ore 15. Mister Marco Coppa, vigilia di partita contro il Canicattì, avversario già affrontato e superato ai calci di rigore in Coppa Italia. Domenica in campionato sarà tutta un'altra partita. Assolutamente sì, credo che domani affronteremo una partita diversa rispetto a quella della Coppa Italia. Sarà una partita diversa probabilmente anche per intensità, sarà una partita diversa per mentalità anche da parte loro, perché poi loro sono una squadra che ha come mentalità una mentalità importante, conoscendo anche il loro mister, per cui domani sarà un impegno veramente difficile da prendere con le pinze e noi dobbiamo essere veramente bravi. Quanto vale, quanto è importante la posta in palio, soprattutto per l'Acragas dopo la sconfitta sul campo del Real Casalnuovo? Tanto, perché noi cerchiamo quella continuità che avevamo prima di Real Casalnuovo, vogliamo ricominciare a fare quel tipo di prestazione prima dell'ultima partita, perché stavamo crescendo, era un continuo crescendo in termini di prestazione, in termini di mentalità, e vorremmo riprendere per quel percorso. Arrivate al derby con quante motivazioni, quanta voglia di fare bene, quanta voglia di portare a casa l'intera posta in palio? No, tanta, anche perché veniamo da due sconfitte, per cui sicuramente le motivazioni non mancano, a prescindere dal fatto che si tratti di un derby, e questo è importante pure, però non mancano soprattutto perché noi vogliamo riprendere, lo ripeto, vogliamo riprendere un percorso che era un bel percorso, e poi perché abbiamo anche bisogno di punti. Come sta la tua Acragas? Sta bene, nonostante ci sia stata un po' di amarezza e di delusione per l'ultima sconfitta, perché non siamo stati quelli delle altre volte, però è un motivo, una motivazione in più per cercare invece di tornare ad essere quelli di prima.
In settimana ha parlato il padron Giuseppe Deni e tra le tante cose ha espresso parole di elogio nei tuoi confronti, nei confronti della squadra, per l'andamento in campionato e per l'andamento anche in Coppa Italia. Quanto sei contento di queste parole del presidente? Ma io sono assolutamente, devo essere per forza contento, appunto perché le parole arrivano dal presidente, per cui sono contentissimo. So anche che c'è stima da parte un po' di tutta la società, c'è stima anche da parte della gente, dei tifosi. Questi ragazzi se la sono conquistata piano piano, questa fiducia, questa stima. Adesso dobbiamo tentare di mantenerla, di confermarla, perché come al solito nella vita la parte più difficile è quella di cercare di mantenersi a certi livelli, no? Per cui assolutamente sono felice, anche perché è un percorso che hanno meritato, secondo me, questi ragazzi. Il patron Deni ha ribadito ancora una volta che l'obiettivo è la salvezza. Sì, è vero, il primo obiettivo è quello e noi dobbiamo guardare a quello. Poi subito dopo parliamo tanto anche con i ragazzi, ai ragazzi vengono in conferenza, so che li ascolto ogni tanto e so che vorrebbero anche tentare di fare qualcosa in più. E poi sta nelle loro corde, sta nelle loro possibilità, per cui perché no non pensare a fare qualcosa di più. Il sorteggio di Coppa Italia, ancora la sfida contro la corazzata Trapani. Sarà una partita difficile perché stiamo giocando contro il Trapani, che è la squadra più importante di questo campionato, però saremo pronti come siamo stati pronti nella partita di campionato. E poi è bello essere arrivati a questo punto della Coppa Italia, perché superare tre turni adesso, perché non pensare di continuare a giocarselo? Ed ora occupiamoci del campionato di eccellenza Girone A. Oramai Nissa, Profavara e Mazara si guardano a distanza sperando a vicenda che qualcuno incappi in una brutta giornata. I risultati di queste prime giornate di campionato attestano che la corsa alla Serie D sembra essere ristretta a queste tre squadre, ma il campionato di eccellenza è ancora alle prime battute e tutto può succedere. Intanto questa settima giornata propone queste sfide. Intanto questo sabato si anticipa Accademia Trapani-Nissa, cui seguiranno domenica Casteldaccia-Mazara, Geraci-Fulgatore, Sciacca-Castelbuono, Don Carlo Misilmere e Athletic Palermo, Marineo Aspra, Profavara Folgore, si gioca regolarmente allo stadio Bruccoleri e arbitrerà Andrea Ciangi di Bari. Conclude questa settima giornata Mazara 46 Castellammare. Per quanto riguarda la promozione, siamo arrivati all'ottava giornata e questo turno riserva un derby tutto agrigentino. Empedoclina Camarat, con l'esordio sulla panchina granata del tecnico Mercante, che ha sostituito in settimana Giuseppe Gambino. Camarat ed Empedoclina sono divise da appena un punto in classifica generale e per la compagine marinara si tratta di una ghiotta occasione. Infatti, in caso di vittoria, potrebbe scavalcare i cugini della montagna. Torna a giocare in casa il Gemini con la Giardella Ennese, mentre il Casteltermine renderà visita al Partinica Audaci. Termina qui il nostro telegiornale. Noi ringraziamo per averci scelto, essere stati con la nostra informazione. Auguriamo a tutti una buona domenica e un buon weekend. Vi rinnoviamo naturalmente, come sempre, l'appuntamento con la nostra informazione, che tornerà puntuale lunedì alle 14. Arrivederci.